Ciao a tutti! L'altra sera stavo vedendo NCIS, un telefilm che seguo, non so se lo conoscete. E comunque c'era una puntata commemorativa molto bella su un personaggio che interpretava il papà di Gibbs, che è uno dei miei personaggi preferiti, e suo papà, nella realtà, l'attore è morto, e quindi loro hanno deciso di fare una puntata commemorativa su di lui. E a me è bastato quello per commuovermi e ricordarmi quanto odio la morte, quanto odio il fatto che ci faccia così soffrire e odio il fatto che ci separi dalle persone che noi amiamo. E quindi è stato da quello che ho partorito l'idea di fare dei video, una serie di video per boicottare questa morte, perché lei in tutti i modi vuole farci avere paura, schiacciarci nella paura. Però in realtà c'è qualcuno che fin da ora può liberarci da questa paura. E come premessa volevo raccontarvi un po' del modo in cui la morte ha condizionato la mia vita. E io ricordo che fin da piccola non capivo che cavolo era questa morte, perché ci doveva essere. E mi ricordo ancora quando nel letto pregavo perché mia nonna non morisse. E sapevo che non è che lei stava male, stava bene, però avendo tante passa anni sapevo, anche se ero piccola, che era più vicina a questa morte. E allora io mi ricordo che pregavo Dio, anche se non sapevo, non conoscevo Dio, però lo sentivo molto vicino, molto tangibile come presenza, perché da bambini secondo me si ha un contatto ancora maggiore con Dio. Però io lo pregavo appunto perché non morisse mia nonna. E poi mi ricordo che ero proprio nel letto il giorno in cui aguzzai le orecchie sentendo parlare nel cortile mio papà, altre persone, anche la mia mamma, e capii che la mia nonna era morta, si chiamava nonna Teresa. Poi dopo quello, mia zia Anna è stata colpita da un tumore allo stomaco e morì. In seguito ci fu quella per cui... No, poi dopo morì mia nonna Maria. Dopodiché ci fu quella che, per cui secondo me nessuno è preparato, la morte di un genitore. Praticamente un tumore al seno che poi diventò le ossa fece morire la mia mamma, che per me era tutto. Però non voglio parlare, dilungarmi troppo qua su questo argomento, mi piacerebbe fare un video a parte su questo. E fatto sta che dopo la mia mamma fu il turno di mio zio Vincenzo, che era uno dei miei zii preferiti, che venne preso da un tumore ai polmoni. E io volli scappare dalla morte. Io avevo questo poco 24 anni quando morì mia mamma e poco dopo mio zio Vincenzo, e volli scappare dalla morte, da tutta quella cosa che comunque mi aveva condizionato la vita. E fino a che mi raggiunse di nuovo la morte, ma questa volta, anche se pensavo di aver sofferto, che la peggiore sofferenza fosse stata per la morte di mia mamma, questa volta mi colpì in maniera ancora peggiore, perché morì il mio Mr. Pio, il mio Pio. E non so, qualcuno che segue il mio blog sa di chi parlo, non mi va di parlarne adesso, vorrei anche in questo caso magari fare un video a parte. In ogni caso, la morte di Pio è quella che mi annientò completamente e mi sentì morta io anche. E è stato, diciamo, comunque dopo quello che, dopo quella disperazione, che io conobbi veramente Dio. E a quel punto, quando io conobbi sul serio Dio, capii che c'era qualcuno che odiava di più di me la morte. Perché lui la odia veramente. La odia così tanto da volerla distruggere. E ha un piano per farlo.
e quello sarà un gran giorno. Però nel frattempo, che si aspetta quel glorioso giorno, nel frattempo non ci ha lasciato in balia della paura Dio. Anzi, lui attraverso la sua parola ci ha dato modo di capire quanto la morte in realtà sia solo un'apparenza, un inganno. In genere quando muore qualcuno si parla tanto del paradiso o del fatto che un bambino è diventato un angelo, e sono tutte cose bellissime queste. Però io sono convinta che molti si aggrappino a queste parole, ma in realtà che non ci si crede veramente. Perché altrimenti, perché avere così timore della morte? Sì, certo, la mancanza di chi ti lascia non puoi non sentirla, ti devasta, ma se uno crede che questa persona sia andata in paradiso, io sono convinta che saremo felici, non solo tristi. Quindi penso che a volte queste parole che si dicono, le si dicono solo per aggrapparsi, per avere una speranza, ma sono solo parole d'uomo o filosofie, e questo non ci aiuta in realtà ad affrontare poi la morte. Ma se queste parole le dice Dio, ce le dice Dio in persona, allora la cosa cambia radicalmente, perché la cosa non è più un'illusione se noi le sentiamo dire da Dio a noi, ma diventano una verità. Ci sono tantissime scritture che parlano di questo argomento, però una, diciamo, che ho proprio nel cuore e che mi piace tantissimo, la si trova nel Vangelo di Giovanni, ed è al capitolo 11. Qua praticamente parla di quando Gesù si recò in Betania per aiutare degli amici che erano Marta, Maria e Lazzaro. Lazzaro era morto e ancora Marta non lo sapeva, ma Gesù era andato lì per resuscitarlo. E quando arrivò, Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu a questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Io trovo che in queste parole ci sia una potenza incredibile, perché veramente fanno comprendere come la morte sia un'apparenza, solo un passaggio. Il clou della scrittura è questo: Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu a questo? Cavolo se ci credo! Perché io lo so dentro di me che non siamo fatti per morire. E lo sappiamo tutti, secondo me, se ci facciamo un esame di coscienza. Lo sentiamo. E la cosa grande è che l'uomo è un essere finito. Eppure dentro di sé lui riesce a concepire l'eternità e l'infinito, ed è una cosa assurda se ci si pensa. Invece per noi è quasi normale pensare all'eternità, e Dio ci risponde sempre, ed è perché noi riusciamo a concepire così bene questa eternità. Nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 3, versetto 11, dice: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Ed è vero, noi non possiamo comprendere tutto, però è stato Dio a metterci dentro questa cosa, quella che sentiamo dentro. Perché l'ha fatto? Dio l'ha fatto affinché noi lo cercassimo, perché così
riusciamo a conoscerlo e riusciamo quindi a sentire la sua voce diretta a noi, che ci spiega che la morte non è quella cosa di cui noi dobbiamo avere paura, è solo e solamente un passaggio. Noi non possiamo scappare dalla morte, nessuno di noi può, però è una cosa la possiamo fare: rispondere con un sonoro sì alla domanda che Gesù ci fa. Credi tu a questo? Sì, Signore, credo che credendo in te si passa da vita a vita, la vita con la V maiuscola. Questa è una notizia incredibile, bisogna cercare di riflettere su queste parole, perché non è uno scherzo, ce le dice veramente Gesù, le dice a ognuno di noi. Quindi è vero, io proverò sempre dolore per chi ho perso, la mancanza la sentirò e la continuo a sentire, però da quando ho scoperto Dio, da quando ho scoperto la sua potenza e il suo amore verso di me, verso di te, verso tutti noi, la morte non mi fa un baffo, perché so la verità. E la cosa che bisognerebbe fare è accettare Gesù e questa verità grande e fare un passaparola affinché la morte non ci faccia più paura, affinché il male non ci annienti, ma che la vita, il mantello della vita del Figlio di Dio ci possa rivestire, possiamo essere uniti in questa vita e passare all'altra ed essere ancora di più uniti in Lui. Quindi quello che volevo dire come primo video su odio la morte è questo: facciamoci coraggio, perché Gesù ha vinto la morte, ha vinto il mondo, ha vinto il male. Perciò sì, facciamo scorrere le lacrime che comunque ci ha donato Dio per riuscire a far uscire il dolore, ma guardiamo in alto, guardiamo avanti con il pensiero che ancora ritroveremo chi abbiamo perso, che non è finita, e usiamo questa vita per consolarci l'un l'altro, per prenderci per mano ed andare nell'altra. E niente, per questo primo video direi che basta così, parlo anche troppo. E spero di ritrovarvi qua lunedì prossimo. E voglio sempre continuare questo argomento della morte, perché è un grande argomento e Dio ce ne ha dette tante di cose per aiutarci a boicottarla. Se volete, boicottatela insieme a me. E ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno fatto commenti al video e anche sul blog, perché mi incoraggiate tanto e in questo momento di incoraggiamento ne ho bisogno. Voi non sapete quanto sto sudando per fare questo video, però ci tengo tanto a questa cosa, quindi vi ringrazio. Spero che anche per le condivisioni, perché spero che questa cosa, non la mia parola, perché la mia parola non va al fico secco, ma la parola di Dio arrivi a chi ha bisogno. E quindi grazie veramente anche per i mi piace, per le iscrizioni, per tutto quello che mi state dando con l'affetto e la vicinanza, vuol dire tantissimo. Io ringrazio singolarmente ognuno di voi e ringrazio anche chi sta vedendo i video, perché mi fa tanto piacere che ci siate. Se avete commenti non fatevi nessuno scrupolo a scrivermi. E niente, io vi mando un abbraccio grande 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 a tutti e alla prossima.